mercato obbligazionario americano sale causando il calo del rendimento del decennale sotto i 3 punti percentuali e il dollaro si rafforza in reazione alla possibilità di ulteriori interventi sul mercato da parte della Banca Centrale degli Stati Uniti. L'euro si deprezza in seguito alle differenze di opinione dei politici europei sui passi da fare per fermare la crisi del debito. Le borse europee chiudono miste. In collegamento internet da New York c'è Marco Bonelli, direttore relazioni estere della C.L. King & Associates. Ciao Marco. Ciao Luciano. Dunque, nel giorno in cui il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, annuncia la possibilità di ulteriori interventi sul mercato, di ulteriore liquidità, il mercato azionario effettivamente si defila con una chiusura mista in Europa e con un'oscillazione piuttosto limitata tra un segno e l'altro negli Stati Uniti. Al momento in cui stiamo registrando, appunto, c'è un modestissimo segnetto positivo. Ma sì, è una giornata transitoria. Io penso che siano già stati scontati questi rumors di possibili quantitative easings la settimana scorsa, quando il mercato è salito in maniera molto più sensibile di quanto stia cercando di fare oggi, e mi sembra una giornata con volumi bassi, niente di importante, non passerà certamente alla storia. Gli investitori danno questa impressione di non sapere bene, di non essere sicuri se prendere una posizione aggressiva o se prendere una posizione difensiva. Ma lo erano la settimana scorsa, poche sessioni fa, probabilmente con questa liquidità, con questa possibilità di partenza del ciclo economico, probabilmente verranno privilegiati titoli ciclici e di conseguenza penso che nei prossimi mesi gli investitori avranno un atteggiamento piuttosto aggressivo più che difensivo. Lo Standard & Poor's 500 ha guadagnato circa il 9,8% dall'inizio dell'anno, ma ha guadagnato il 20% da quando ha fatto il minimo il 2 di luglio. I rialzisti, i cosiddetti bulls, che appunto sembravano dei pazzi nel momento in cui tra aprile e luglio lo Standard & Poor's ha perso il 16%, oggi si prendono la loro vendetta. Il mercato azionario americano ha aggiunto 2,6 trilioni di dollari, 2.600 miliardi. Ma mi fa piacere che menzioni questo rialzo che ormai è importante. Del resto coincide i minimi dell'anno coincidono con una delle mie primissime apparizioni a Vloganza, nella quale credo con chiarezza e precisione avevo previsto che quelli sarebbero stati i minimi dell'anno, i minimi relativi. Così è stato e sono contento che quella previsione si sia poi materializzata in maniera così precisa. Ecco, però appunto le preoccupazioni sono sempre sul futuro e in effetti oggi c'è un sacco di cose di cui potersi preoccupare, primissime fra tutte il mercato del lavoro americano e la crisi del debito in Europa. La domanda è: come fa a salire il mercato americano da questi livelli ancora? Ma io ritengo che siamo appena all'aperitivo, cioè all'antipasto forse, cioè il mercato americano abbia ancora moltissima strada da fare, in quanto questa probabilmente è una situazione tipica di inizio espansione, fine recessione. Normalmente i listini della borsa, essendo la borsa un importante meccanismo di sconto, si muovono prima di quanto si muova l'economia reale. Io penso che l'anno finirà ai massimi appunto del periodo,
e il 2011 sarà un anno particolarmente favorevole per Wall Street. Dunque il rendimento sul decennale americano ha perso circa 7 punti base fino al 2,94% nella mattinata di New York, appunto al di sotto dei 3 punti percentuali, e così frizza un 3 giorni di rialzo. Il dollar index perde contro il paniere di valute con cui si confronta e l'euro, che vediamo nel grafico del giornaliero, cala contro 13 delle 16 maggiori valute con cui appunto si confronta. Il fiorino ungherese, tanto per nominarlo, ovviamente è in discesa libera. La Moody's Investor Service, dunque la agenzia di valutazione del credito internazionale, ha ridotto la valutazione sulla Ungheria per l'appunto. Ma hai menzionato molto la situazione dell'Europa, del debito, della situazione debitoria di molti paesi europei. Adesso hai menzionato il rating dell'Ungheria. Ovviamente io mi trovo negli Stati Uniti e gli Stati Uniti penso che siano abbastanza disconnessi da questi problemi, che e di conseguenza posso dire che il mio positivismo per quanto riguarda sia la borsa sia l'economia reale negli Stati Uniti non trova tanti riscontri per quanto riguarda l'Europa. Allora, insistiamo, borsa e economia reale, borsa, questa volta lo Standard & Poor's negli ultimi 10 anni, in 10 anni l'indice di riferimento del mercato azionario americano non ha fatto altro che gonfiare e sgonfiare bolle. Il primo massimo che vediamo nel grafico nel 2000, la bolla appunto internet, della tecnologia, poi il calo, la lunga ripresa fino al gonfiamento di un'altra bolla, quella dei mutui subprime, lo scoppio e adesso ancora nella parte finale il rialzo. Come ben sai, c'è chi pensa che che ci sia una bolla sul mercato obbligazionario, che la liquidità a giro ne possa creare tante altre. Tu invece cosa pensi? Ma è possibile che ci sia una bollicina sul mercato obbligazionario, una bollicina innocua, perché normalmente è una situazione speculativa sul mercato obbligazionario non può fare le vittime che ha fatto la bolla tecnologica o la recente bolla dei mutui immobiliari. Per quanto riguarda una possibile bolla sulle azioni, io penso che sia molto molto prematuro parlarne, cioè ce n'ha di strada da fare il mercato prima che maturi una situazione di estrema speculazione in cui potremo finalmente preoccuparci la prossima bolla, che al momento io non riesco neanche a immaginare. Sì. Possiamo molto velocemente, Marco, in due parole descrivere una bolla come uno scostamento sensibile dei prezzi verso l'alto, dei prezzi rispetto ai prezzi, diciamo, di libro, al valore attuale dell'attivo di cui stiamo parlando. È così, Marco? Sì, è così. Normalmente la speculazione raggiunge dei livelli estremi e normalmente la valutazione di borsa di un titolo in una situazione di bolla, di speculazione, non corrisponde più alla valutazione reale, alla valutazione tangibile di un'azienda e del suo titolo. Abbiamo detto azionario ed economia, appunto. Passiamo adesso rapidamente all'economia reale. Il presidente stesso della Federal Reserve Bernanke dice che l'economia is barely expanding, si sta a malapena espandendo a un passo sostenibile, e che è possibile appunto che la Federal Reserve possa aumentare il suo programma di riacquisto del debito al di là dei 600 miliardi di dollari annunciati il mese scorso per, dice Bernanke, stimolare la crescita. Ovviamente il presidente della Federal Reserve difende la scelta e gli sforzi fatti dalla Banca Centrale Americana, che però hanno causato la scorsa settimana solamente 39.000 posti di lavoro in più,
mentre la disoccupazione è al 9,8%, l'ha detto il Dipartimento del Lavoro americano il 3 dicembre. Lo stesso Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, ha detto che è un tasso inaccettabile. Ben vengano altri QEs, normalmente, anzi mi dà l'opportunità per fare una puntualizzazione importante. Normalmente io sono sempre stato, da che ci sentiamo a metà di quest'anno, molto positivo sulla borsa, ma io sono altrettanto positivo per quanto riguarda l'economia reale. Pensiamo ai QEs, pensiamo ai recenti interventi, ai benefici dei recenti interventi anche non molto capitalisti dell'amministrazione, che ha tenuto a galla l'America per quasi un anno, ma pensiamo anche all'effetto positivo che ha un rialzo delle azioni della borsa. Normalmente un rialzo comporta l'aumento di capitalizzazione delle aziende quotate, comporta maggiori risorse a disposizione delle aziende, comporta la creazione di nuovi posti di lavoro, comporta l'incremento della ricchezza degli investitori in queste azioni, in queste aziende, comporta maggiori entrate tributarie, e tutto ciò naturalmente innesca un circolo virtuoso che è positivo per l'economia, e di conseguenza un rialzo di borsa può naturalmente innescare un conseguente rialzo dei un conseguente espansione dell'economia, che è appunto ciò che mi aspetto. Hai menzionato il mercato del lavoro, che non è che recentemente ha dato segni di debolezza. Non sono molto preoccupato di questa debolezza. In America la disoccupazione, così come si può intendere in Europa, è una cosa quasi disoccupazione e disoccupazione, no Marco. Com'è? Disoccupazione e disoccupazione sia in America che in Europa. No, stavo dicendo che la disoccupazione, il concetto di disoccupazione negli Stati Uniti è diverso da quello, probabilmente da quello europeo. L'offerta di lavoro negli Stati Uniti è sempre presente. Io dovessi adesso andare giù in strada da qui a stasera, penso che sarà in grado di trovare un paio di posti di lavoro, naturalmente molto meno remunerato. Quando è stato, Marco, il tuo momento più buio? Quando è stato? Vabbè, a giugno-luglio ci hai detto che per punto di probabilità eravamo arrivati ai minimi del mercato, ma il tuo momento più buio quando è stato? Inizio anno, fine anno scorso, quando è stato? In ogni caso, in quel momento ti aspettavi che la ripresa economica, la ripresa del mercato americano fosse stata questa che vediamo oggi? Sei contento della ripresa che hai? Ma dobbiamo ancora vederla, dobbiamo ancora vederne i benefici. Io sono confortato dal... Ecco, se questa è una domanda personale, io penso che il peggio sia passato. Io ho più, dal punto di vista personale, ho più propensione al consumo rispetto a inizio anno, ho più, sono più ottimista, la qualità del mio lavoro sta migliorando, e penso che il 2011 sarà molto migliore di quanto non sia stato il 2010. Marco Bonelli, grazie mille Marco.